Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 48esimo episodio di Pokémon Snakewood. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto le palestre che ci rimanevano da sconfiggere nella Gym Island, ma abbiamo deciso di fare un giro per la regione alla ricerca dell'ottava medaglia, perché sarà quella che ci permetterà di utilizzare la MN04 Forza. Premetto che sto registrando prima che l'episodio scorso venga caricato, quindi se mi avete dato dei consigli non li ho letti. Comunque il primo posto che andremo a vedere sarà questa nave affondata, signori miei. Siamo pronti e direi di entrare. Oddio, pronti mica tanto, ho depositato Quishark, ho preso Aerodactyl e mi sono dimenticato di riprenderlo. Ma comunque non dovrebbe essere un problema, dato che questa nave qua, diciamo che era da fare un po' prima, e quindi adesso ci saranno tipo allenatori della forza abbastanza discutibile, tipo questo scienziato, che in realtà è Max, che si è fatto la tinta estiva. Ok, Magneson livello 60, vediamo se Rock Blaster è in grado di distruggerlo. È decisamente in grado di... Fai schifo! Ole, perfetto, ci siamo capiti. Ma cos'è che dici tu? The horror... Ok, perfetto, questo qua penso sia un maniaco dell'horror. Oddio, esplosivi, perfetto, che bella cosa. Non vedo l'ora, chissà perché questa nave è affondata, sapete che non ne ho idea. Proviamo a scendere. Cosa sta succedendo? Sono arrivato dove? Ma... Sparkly Pony. No, penso di non aver capito la sua utilità, obiettivamente. Devo essere sincero. Servirà a qualcosa, ma... Ma raga, ma che cosa malata? Oh, oddio, non posso prendere il revitalizzante perché ho la borsa piena. Vabbè, direi che ne abbiamo abbastanza di revitalizzanti, sapete, lo lascio anche qua. Ok, siamo tornati all'inizio. Proviamo di qua... No, allora, io ogni volta che vedo sti qua ho paura che sia Senex, ma non è Senex. C'era qualcosa di oscuro in questa nave. Qualcosa... Che le ha distrutta, che l'ha fatta affondare in una tempesta di mezzanotte. Probabilmente era whisky. La ciurma era tutta ubriaca. Giusto così, mi sei piaciuto. E scusate, ma adesso se esco da questa porta... e mi trovo in zone che io non conosco però. Questo qua sta tanto a distanza del capitano. E invece... È troppo malata. Ho ricevuto questa chiamata da uno strano ragazzo nelle... Oddio, ok, raga, ve lo ricordate? Questo qua è quello che ci aveva chiamato dalle fogne, che ci aveva detto di ottenere qualcosa. Se lo trovi fammelo sapere. Ok, c'è un artefatto in questa nave e noi dobbiamo cercarlo. E, oddio, io spero che mi dia tipo la... cioè, ci spero poco, ma spero che mi dia la cavolo di... Ok, lì si può usare sub. Tra l'altro, per sub io ho bisogno di Quishark. Quindi, ah, ciao. Quindi mi sa che mi conviene, raga, tra un attimo stoppare Rock Slide. Outrage. Perfetto, mamma mia, Rock Loopster mi piace troppo. Dicevo, mi toccherà stoppare e andare a riprendermi Quishark. Ti chiamavi davvero formaggio? Ho visto male io. Spero di aver visto male io. Ok, sì, adesso vado a stoppare. Sto facendo un casino assurdo. Ah, quando è che abbiamo ottenuto una storage key, giusto per sapere? Dimmi che non era il pony. Ho paura. Era il cazzo di pony. Questo gioco è fottutamente malato. TM13 contiene geloraggio, me lo ricordo a memoria. Ok, perfetto, mi aspetto di tutto ormai da sto gioco. Ok, allora, qua sono uscito, ma immagino di dover utilizzare sub... In un qualche modo. Ok, torniamo all'inizio. Qua non c'è nulla. Qua succede questo a caso. Aspettate, qua non sono ancora andato. E infatti è una zona totalmente nuova. Che però mi riporta qua. Quindi no, aspettate. Allora, devo trovare un modo di uscire da qua. Perché altrimenti qua non me la cavo più. Ho detto qua tipo troppe volte, ma qua non era... Teleporter! Godo, questa qua è la fune di fuga di sto gioco. Via. Ok raga, stop, vado a prendere Quishark e ci ribecchiamo nel punto in cui c'è da usare sub. Ok ragazzi, rieccoci qua, utilizziamo subito sub e vediamo cosa ci attende nelle profondità. Ok, perfetto, siamo nella zona in cui la nave è distrutta e dobbiamo riemergere qua. E ok, siamo in una zona totalmente nuova. Credo che questa cosa qua, esatto, esistesse anche in Rubino e Zaffiro e Smeraldo e qualsiasi altro gioco.
Però qua prima ha scintillato una cosa. Adesso io mi chiedo, ma che diavolo devo farci con tutto ciò? Allora, otteniamo una pietra idrica che può tornare utile in ogni evenienza. Questa porta è chiusa. RM2 is painted on the... Ok, perfetto. Ah, ok, giusto, devo trovarci le chiavi per aprire le porte. E la miseria. Ok, allora, questo pezzo qua effettivamente non me lo ricordo. E ho capito, però perché non posso ottenerlo? Sarà che ho la borsa troppo piena? Non lo so, proviamo a buttare uno speed plus. Raga, non posso ottenerlo sto coso, ma che senso ha? Ah, ok, arcane key. Così, a caso. Ok. Perfetto, qua ho visto qualcosa che luccicava. Almeno qua non buggarti e non capisco. Ma arcane key vuol dire che le apre tutte, per caso? No. Peccato. Ci speravo. Devo essere sincero, ci speravo. E ok, perfetto, ho ottenuto l'arcane key. Allora, perché non me la fa ottenere? Ma è perché ottengo sempre più cose di quelle che dovrei. Ma no, non c'entra niente sta cosa. Perché finiscono qua. No, neanche qua. Come it's bright and shiny, but it's just trash. Ma come? Ma raga, ma... cioè, hanno modificato sta cosa? Cioè, ci sono gli scintilli ma sono fake? Io vi odio, creatori. Con tutto il cuore, l'hanno fatto davvero. Guarda lì. Che merda. Non ci credo. E mo come cavolo faccio io a sapere dove sono? Ma guarda te che io non ci voglio credere. Io non ci voglio assolutamente credere. Ragazzi, totalmente a caso, esplorando la nave, totalmente a caso, otteniamo la hit badge. C'è un uovo di Latias, ma come, nevermind, prendilo, brutto idiota. E niente, io in ogni caso, è successa sta cosa, adesso abbiamo 8 medaglie, posso proseguire il gioco, sono veramente non euforico di più. Allora, tra l'altro qua, esatto, è un diario, leggiamo sto diario ragazzi, magari ci darà degli aiuti. 17 giugno 1992, oggi è il 6 luglio. È successo qualcosa con il cargo. Abbiamo sentito strani rumori provenienti dall'interno nella notte. Danneggiato, ah ok, qua è danneggiato dall'acqua di mare. 21, non si sa quale mese, 1992. Pensavo di aver visto qualcuno nella mia stanza, ma sono semplicemente delle ombre. Quindi molti di questi scherzi dei miei occhi più tardi. Penso che abbiano a che fare con degli esperimenti. Oggi sono morto, è troppo forte. Lo so, adesso lo so. Nessuno può stargli allo stesso livello. E ci ucciderà tutti. Ma non morirò nelle sue mani. C'è un colpo nella pistola. E sono stanco di tutto questa. E sono stanco di questa paura. Addio mondo crudele. Ok. Schiattato. Questo qua si è suicidato praticamente. Perché qualcosa lo stava perseguitando a quanto pare. Però ragazzi, tenemos comunque un problema. Che so che non si dice così, tranquilli. Ossia che io non capisco quello che si deve fare qua giù. Perché ragazzi, è tutto infame sto gioco. È tutto infame perché hanno spostato le cazzo di chiavi. Non ci voglio credere. E non è un problema della mia versione, perché ho controllato e anche altra gente smatta per ste cose. Allora, mi viene un dubbio. Forse qua. No, c'entra niente. Che sbatti.
E allora niente, stop per la terza volta in questo video e mi faccio ritrovare quando ho scoperto cosa fare in questa dannata nave. Ok ragazzi, bene. Allora, dovrei aver capito, è ovviamente una cosa balata, ma ormai non ve lo sto più neanche a dire. Allora, la prima chiave si trova qua, Secret Key. Questa Secret Key aprirà la stanza numero 6 o 4, non mi ricordo il numero. Non lo scopriremo mai, perfetto. Qua dentro la chiave dovrebbe trovarsi esattamente qua, Abstruse Key, perfetto. Questa aprirà quest'altra stanza, del quale non mi ricordo assolutamente il numero. Allora, qua innanzitutto troviamo una Luxury Ball. E poi possiamo prendere la Hidden Key, la chiave nascosta, perché le altre invece erano molto visibili, sapete? Mamma mia, ragazzi, sono troppo felice di aver trovato la medaglia con le mie sole forze. Ma meno male, meno male. Mi dispiace se alcuni vostri commenti saranno inutili, però beh, succede. E qua, ragazzi, otteniamo la chiave finale, ossia la Hot Keystone. Signori miei, questa Hot Keystone credo che serva per aprire la... ma penso che fosse così anche nei giochi originali, questa. Qual è il problema? Noi abbiamo saputo che si sentivano degli strani rumori prima del naufragio provenire da quel cargo, che sarebbe praticamente dove vengono caricate le merci, quindi la sorta di... ora non mi viene il termine in italiano, deposito, ecco. Ah no, aspettate, ma qua c'eravamo già andati. No, non è qua, aspettate, calma. Era un'altra porta che era da aprire con quella chiave lì. Ho failato male. C'è qualcosa da aprire con sta cosa, sono sicuro. Al 100%. Me lo ricordo benissimo, raga. Adesso la domanda è... cosa andava aperto? Hot Keystone, cos'è che andava aperto nei giochi originali, raga? Minchia, non mi ricordo. Dai, che sbatti, devo stoppare di nuovo. Tra l'altro, non solo non mi ricordo. Ok, giù non ho aperto qualcosa. Il che mi sembra strano, perché ok che sono messo male con la testa per colpa di sto gioco, però non fino a certi livelli, cavolo. Allora, andiamo a vedere. Qua non c'è nulla, no? Ok, allora, qua siamo entrati con calma. Raga, quei luccichi lì ormai non li cago più perché veramente mi fanno smattare. Perfetto. E mo dove si andrà? E niente, stoppo per la 126esima volta. Ok, gente, effettivamente non ci avevo pensato. Questa hot key che abbiamo ottenuto non è altro che l'oggetto che ci chiedeva quel famoso ragazzo nelle Sewers. E boh, io sinceramente non me l'aspettavo perché, essendo una key, ho pensato che aprisse qualche porta all'interno di quella nave, grazie alla quale potevamo ottenere magari quell'oggetto. Invece è proprio questo l'oggetto, una chiave vuole. E adesso andremo a cercarlo, innanzitutto perché non mi ricordo mai dove si trovi. E penso di smattarci tanto, ma dettagli. E boh, allora, proviamo ad andare di qua... No, io non mi ricordo assolutamente. Va a finire, raga, che qua taglierò un'altra volta. Io per fortuna che ho Rock Smash, veramente. Grazie vita. Allora, forse si doveva scendere di qua. Aspettate. Era tipo tutto verso destra. Ora io non so se devo scendere di qua. Me lo auguro. Dimmi che qua, sì, dovrebbe essere qua, raga. Qua no. Cos'è sta merda? Qua non ci sono mai finito, devo combattere. Che cos'è sta cosa? Non era qui che dovevo finire. Ma vabbè, ormai godo. Avvelenami sta fava che io c'ho il big Pokémon che si cura di tutto. E qua finisce a pesci in faccia. Ok, perfetto. Eliminata. E ah, che bella cosa. E quindi mo io dovrei uscire per andare a prendere quei due strumenti che magari sono delle pozioni. Ma lo farò sicuramente, guarda. Tickle sarebbe solletico. No, com'è che lo chiama in italiano? Oddio, non ne ho idea. Raga, c'è un problema di fondo. Io non so dove minchia devo andare. E temo di essermi dannatamente perso. Temo di essermi dannatamente perso in ste maledette fogne. Evviva. Questa qua era la zona... Cos'è sta roba? Oddio, io sta cosa qua non me la ricordo, c'è un problema. There's a problema.
Perché I don't ricordo this. E qua non posso neanche ritornare su. Cioè, mi stai dicendo in pratica che... Che devo rifarmi tutto e devo stoppare un'altra volta. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, giusto per farvi vedere, partendo da qua dovete andare qui sopra e poi qui. Eccolo qua il nostro ragazzo. Grazie mille. Ora se solo posso... Oh, qualcosa sta uscendo da lì. Per piacere, combattilo veloce. Per me. Signori miei, questo Spiritomb, questa piccola quest secondaria ci darà l'opportunità di catturarlo. Io non lo prendo perché obiettivamente non mi serve. Ma niente, serviva solo questo. So, lo so, è molto deludente. Wow, non sapevo che ci fosse un Pokémon che vivesse nella mia Keystone. Grazie per averlo sconfitto, ragazzo. Grazie a te per avermi fatto perdere tempo, visto che sei totalmente, e ripeto, totalmente inutile. Comunque, signori miei, ci saranno altre belle cose da fare, soprattutto adesso che potremo utilizzare forza. Io stoppo qua, vi do appuntamento al prossimo episodio di Pokémon Snakewood. Spero che questo vi sia piaciuto, se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate dai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video!